entrare benissimo, questi sono i ruoli, ma essere persone, per cui dare il concetto etico, il significato di quello che si fa, del perché lo si fa, guardate che non è né facile né frequente. Valentina ha fatto un esempio e ha concluso in una maniera importante. Ha detto perché la cultura serve, attenti per favore, a questa distinzione, perché vorrei essere capita e non fraintesa. La cultura serve per diventare cittadini consapevoli e avere una mentalità critica, cioè essere in grado di rendersi conto che intorno a noi, nelle varie realtà politiche, non politiche, ci sono persone che non sono e non hanno un normale livello culturale e dicono, e stradicono, e strascrivono, e straparlano, e dicono cose sbagliate. Però, ragazzi, se noi non lo sappiamo che sono sbagliate, diciamo, ah però, questa non c'è le cose giuste, è importante, e perché? È perché ve lo dicono, ve lo scrivono, mi fanno la figurina, mi dicono, anche perché è facile andare contro, è la cosa più facile del mondo. Costruire è molto più difficile. Questo ve lo dico perché, oltre che la chimica, anche le parole hanno un uso duale, come si dice, no? Le puoi usare per il bene, ma le puoi usare per il male, qualunque cosa la possiamo utilizzare dicendo una parolaccia o dando un concetto importante, serio e costruttivo. Ecco perché ancora di più in una realtà come la chimica, che viene spesso in qualche modo criminalizzata, laddove invece il percorso di cura dell'ambiente, cura della persona, cura dell'ambiente intesa come luoghi, come fauna, come flora, come ambiente nel quale viviamo, è qualcosa che i nostri colleghi chimici piano piano, sempre di più, ci stanno aiutando a creare. Ecco perché le lauree in chimica si stanno anche un po' trasformando, e anche la parte legata alle magistrali, cioè da quello che sei un laureato in chimica per andare a lavorare in una multinazionale come potrebbe essere la SARS, eccetera. Sì, certo, anche quello, ma non è la cosa più importante. Ci sono tantissimi nuovi mestieri che aspettano solo ragazzi in gamba, intelligenti e dotati di una piccolissima dose di ambizione nel voler fare determinate cose. E qui è l'aspetto che i vostri insegnanti sicuramente vi sottolineano in più di un'occasione. E io lo dico sempre, ogni volta, perché lo dicevano sempre anche a me, e quando sono cresciuta ne ho capito l'importanza. E mi dicevano, non devi essere i miei genitori, tutti e due non laureati, quinta e sesta elementare. Mi dicevano, non devi essere mediocre, non devi essere mediocre. Allora, il fatto di essere mediocri, guardate che è qualcosa che purtroppo non ve ne accorgete nemmeno, fa parte del nuovo modo, ahimè, di intendere il crescere, no? E da varie parti vi dicono, ah, ma la laurea deve essere quella che vi deve dare la professione. Non è vero, non è vero. La professione voi ve la create sulla base della cultura che avete. Il chimico domani può diventare un bravissimo poeta, perché no? O un romanziere, o un cineasta, si fa un master su certe cose, e è stato divertente, abbiamo avuto l'altro giorno il master di filmmaker, cioè noi abbiamo un master che insegna ai ragazzi come si costruisce un film, ok? I contenuti, ma anche la tecnica, e sono tutti quelli dei cortometraggi bellissimi. Uno, due, non è, erano un biologo, due biologi che hanno fatto questo master, e non hanno anche il contenuto bellissimo ai loro cortometraggi, e sono sicura che saranno molto gettonanti. Allora, cosa vuol dire questo? Che seguiamo le nostre passioni, seguiamo le nostre motivazioni. Dopodiché, se uno ha una laurea e non è mediocre, è molto più facile, ragazzi, che trovi poi la sua strada
non seguite ancora, quando mi dicono, ah, mi iscrivo nella laurea professionalizzante perché l'infermiere trova un lavoro, se ti piace fare l'infermiere, perché l'infermiere vuol dire la sofferenza delle persone, vuol dire di fare i letti di una persona che non è in grado di farlo, vuol dire avere un sorriso anche se a casa magari chissà cosa vi è successo, perché avete, e poi c'è tutta una parte in questo mestiere che se uno non ha un certo carattere, se non riuscirà mai a farlo l'infermiere, non sarà disoccupato a vita. E però avere 1000 persone che vanno a fare quel test perché a torto sono convinti che lì ci sia quello di mestiere garantito. Per cui se voi avete la passione della clinica, ragazzi, seguite la passione della clinica e metteteci dei contenuti che possono essere quelli di informatica, che possono essere quelli di un certo livello di conoscenza. Non avete idea delle imprese che stanno cercando laureati in materie umanistiche, in materie scientifiche, in materie biomediche, che abbiano un certo livello di conoscenza di informatica e assumono subito. Perché? Perché hanno bisogno di laureati non in informatica, che sanno solo l'aspetto, diciamo, legato al mestiere di un linguaggio informatico, ma i contenuti, i nostri ragazzi informatici non li sanno, li sa il letterato, li sa il chimico, li sa il biologo. Ecco, e tutte queste cose però, diciamo, come lo so, si sanno perché nell'orientamento queste cose le diciamo, ma la guida di tutto, perché qualcuno magari si sta per maturare, ma qualcuno di voi si matura per 2 o 3 anni, seguite la vostra passione, quello che vi piace fare, e riempitela di contenuti e guardate intorno in questa realtà. Ecco, per cui io ringrazio i vostri insegnanti, ringrazio e portate i saluti alle vostre famiglie e ringrazio soprattutto voi che avete voglia comunque di cimentarvi in queste cose e di far così venire fuori anche un piacere e una crescita in una materia che viene considerata un po' ostica. Vedo comunque poche studentesse. Neanche una. Va bene, però sappiamo, ci può essere anche una difficoltà, e guarda che non è un problema del fatto che le donne hanno un cervello diverso da quello degli uomini. In parte sì, migliore ovviamente, mi dispiace, non ci posso fare nulla. Però è molto, nasce proprio dal fatto di come posso dire, un pensiero acapito, ok? Che viene fuori dal fatto che c'è questa convinzione. Perciò in questo senso magari si possono studiare anche Valentina delle cose un po' diverse insieme agli insegnanti, se si vuole. C'è un programma, adesso ragazzi scusate se parlo di una cosettina che ha a che fare con il sesso femminile, c'è un programma che ha a che fare con l'informatica, ma che forse in piccola parte potremmo riproporre come chimica, quello si chiama Nuvola Rosa, e cosa fanno? Perché la bellezza di quello, le ragazze, le studentesse, no? Informatica, per cui nessuno che vuole fare informatica, non siamo giuste, non lo possiamo fare. Cosa fa questo programma? Bellissimo, mette in contatto le studentesse con donne che hanno avuto successo nel campo dell'informatica e tornano le studentesse molto caricate e poi dice, allora se mi piace lo posso fare, se mi piace ho l'opportunità di crescere. Questo se mi piace posso crescere è qualcosa che io mi auguro faccia parte del vostro modo di portare avanti la vostra vita facendo ogni volta delle scelte consapevoli. Per cui ringrazio tutti per essere qui, ringrazio anche la collega di Sassari, l'Università di Sassari, i nostri cugini sassaresi, con cui spesso ovviamente ci troviamo d'accordo e qualche volta litighiamo poche volte con il nostro pretore. È l'unica tanto, però ogni tanto ci prendiamo, è giustissima, mi pare logico. Però all'interno di questo mi fa piacere che ci sia anche questa collaborazione e questa interazione. Perciò buona chimica nel vostro futuro.